dovresti anche stare un po' più attenta, no? Mi scusi, non l'ho fatto di proposito. Sono Anna, la figlia della signora Martini. La vediamo spesso dal nostro balcone al terzo piano. Chi è? Quella che sbatte sempre i panni alle 7 del mattino? Che cosa stava cercando nei cespugli? Ha perso qualcosa? Posso aiutarla? Chi, io? No, non stavo cercando nulla nei cespugli. Ma adesso che ci penso, non sappiamo ancora il suo nome. Il mio nome? Io sono... Giorgio, no? Giorgio Pogliotti. Dunque, vedete, quando avevo più o meno la vostra età, io giocavo sempre lì con la mia amica Laura, che era una mia vicina di casa, e poi andavamo anche a scuola insieme. E Laura saltava la corda. Laura? Come sua moglie? Forse era proprio lei. Moglie? Quale moglie? No, no, dunque stavo dicendo, Laura saltava la corda, poi giocavamo a biglie, poi leggevamo. Oh, quanto leggevamo. Bei tempi quelli. Ma voi invece siete sempre con queste vostre diavolerie. Ma non sono diavolerie, sono giochi moderni. Noi giochiamo così. Cosa giocate? Non giocate, non state mai insieme. Noi invece stavamo sempre in compagnia e parlavamo, discutevamo. Anche noi parliamo, a volte. Sì, va bene, ma poi c'erano le gare di yo-yo, di biglie, di tappi. Di tappi? Giocavate a chi ne stappasse di più. Ah, come sei spiritoso. Continui pure, siamo curiosi di sapere come giocava. Davvero? Lo so, vi posso raccontare di quella volta che con il mio amico Marco, oh, è stata una giornata incredibile, siamo stati tutto il giorno a sfidarci fino a tarda sera. È stato divertentissimo. Ragazzi, state di più insieme, non da soli. Chi siete? Cosa fate sulla mia panchina? Via! Via! Andatevene! Ma guarda questi! Ragazzi, non ci riconosce più, come mai? Sembra strana, qualcosa di diverso. Forse ho capito, ha la stessa malattia di mia nonna. Si dimentica le cose, dobbiamo aiutarlo. Potremmo ricordargli chi siamo e che cosa ci ha raccontato. Ottima idea, Carlo. Sì, ok. Signor Giorgio, lei giocava in questo giardino, si ricorda? Giocava con Laura. Laura? Sì, giocavate con la corda. E poi ci ha raccontato anche della sfida interminabile con Marco. Oh, Marco non ha mai vinto con me, ma d'altra parte non poteva vincere, era una scarpa. Sono passate diverse settimane e il signor Giorgio è sparito. Non si è più visto. Potrebbe essergli successo qualcosa. Speriamo proprio di no. Infatti. Guardate, qui c'è qualcosa. Una scatola. Dai, cespugli. Dunque, vedete ragazzi, quando avevo più o meno la vostra età, io giocavo sempre lì con Laura, che era una mia vicina di casa, e andavamo anche a scuola insieme. E Laura saltava la corda, ma poi c'erano gare di yo-yo, di biglie, di tappi. Bei tempi quelli. Bei tempi.